Ben tutti amici, siamo di nuovo qua, sempre al torneo nazionale di Card Fight Vanguard in Italia. Siamo qui con una delle nostre ragazze cosplay che ha avuto un attimo di tregua dalle sfide continue che la stanno sibilando dall'altra parte, e gli facciamo due domande, cerchiamo di scoprire un po' chi è. Innanzitutto, ciao, piacere, ciao. Tu sei? Io sono Jessica e oggi interpreto Coco, una carta del mazzo degli oracoli esperti. Ok, quindi... giochi ora con l'esperto, quindi hai il tuo mazzo dietro? Sì, ho il mio mazzo di là che sto giocando un sacchissimo, e ma vinco un sacco io, quindi mi dispiace, vinco troppissimo. Ok, addentriamoci un po' di più in quello che è la vita di una cosplayer. Assolutamente, diciamo. Quanti sì. anni è che fai cosplay? 8 anni. 8 anni, è un sacco di tempo e ti assorbe molto tempo, è molto impegnativo? Sì, direi di sì, però mi va bene che essendo una sarta io riesco comunque... Ah, quindi risparmio. Gioca in casa. Gioca in casa. Quindi questo vestito l'hai fatto tu? L'ho fatto io. Ah, però complimenti. Grazie. Non ci siamo messi minimamente d'accordo? No. Non vi assolutamente preoccupate. No. Tutto a caso qui. Ok. E come... anche l'anno scorso eri qui al mondiale? Sì, questa estate. Cos'è che sì, era? Siamo stati qua quest'estate. Sì. Avevo un altro costume, facevo Lilian del Luna Pallida, che è uscita a breve nella nuova espansione, sì, 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 la sì. carta, anche quella l'avevo fatta. Come mai poi hai deciso di cambiare da Luna Pallida all'oracolo? Perché giocando l'oracolo ho detto, ciao l'oracolo! E ho detto, ti è piaciuto il l'oracolo che sì, giustamente sì. menava come un tamburato che è il circo. Che ci ha già detto? Ci ha già detto. Guarda che noi non siamo mica qua a cazzeggiare. La regia, come al solito, vengono a disturbare. Per favore, torni a sifolare in giro. Ci segui. Vabbè, l'impressione di là, come ti sembra l'atmosfera? Sono tutti molto agitati in questo sì. evento? Allora, c'è un sacco di gente, ragazzini, persone anche più grandi, tutti invasati che... Ti dici, ok, 2 minuti di pausa, no, dobbiamo giocare, vuoi giocare... Sereni e tranquilli. Diciamo che se hai voglia di giocare da qui a stasera si passa. Sì, diciamo proprio di sì. Dopo io ho detto, ok, dopo i 5 giorni di Lucca basta, cioè figura, no, vieni qua è il delirio. Ah, è stata anche a Lucca? Com'è stata l'esperienza a Lucca? Sei divertita? Sei stancata? Beh, Lucca, ricordiamolo che Lucca 5 giorni è stata quasi una settimana a Lucca. 5 giorni. Sono impegnativi, secondo me, 5 giorni. Soprattutto tutto il giorno, sempre nel costume, deve essere una... Con le lenti a contatto negli occhi è una cosa deve essere una fatica non da poco, tra l'altro. Poi sono arrivata domenica che avevo, quando battevo le palco, avevo le lenti che volavano giù, c'era la gente che mi guardava male, ma perdi gli occhi. Che belle immagini. Tipo le brutte, scusatemi, non voglio morire. Vedo la gente morta. Il sesto danno da Vanguard. Coco che va. Oh. Va bene. Boh, rispetto all'anno scorso, secondo te c'è più gente? Molto, è molto aumentato gente, l'attenzione verso Vanguard? Sì, direi proprio di sì. Probabilmente, sicuramente, grazie al fatto che anche Giorgio Vanni, per l'appunto, ha presentato la sua sigla ufficiale in italiano, probabilmente ha portato anche più persone comunque a seguire il gioco di carte, oltre che il cartone continua a spingere. Siamo già alla seconda stagione, sicuramente andiamo verso la terza. Diciamo che sta crescendo bene. Ti sembra che l'ambiente sia un ambiente buono o sia un ambiente un po' tossico? Tossico, in che senso? Nel senso che fuori di qua vedi che c'è troppa competitività, cioè persone che tengono troppo al risultato, sì. o vengono qua molto per divertirsi, un po' meno per vedere chi vince e chi perde? In ogni gioco c'è gente che la prende sempre molto male, non rida, le dà del lei. Non rida. Dimmi la verità, quando tu ne vedi uno invasato che ti sfida? No, io ho paura, io vorrei dirgli ciao. Ma quando gli fai il sesto danno, non lo guardi e gli fai... è passata la voglia adesso. Più che altro ci sono quei fenomeni che vengono lì, ah ti sfido, va bene, convinti di vincere e fare, perché sei magari sei una ragazza e quindi ah te non sei capace, sei qua perché sei carina, poi dai una bella rumba, poi boh, e allora li vedi che si alzano tutti nervosi, ma a lui che è successo? C'era sta bambino non si capiva già. Non si capiva. Si salutiamo i bambini che no, Luca. Ciao, bambino che poi sono tante botte da lei. Ciao. No, perché c'è stato poi una discussione, perché secondo me era un maschietto. Mi è stato detto che poteva essere una femmina. Vabbè. Quindi non indaghiamo oltre. No, sai perché? 5 giorni le lenti a contatto. Cominciamo a vedere appannato. Boh, io ho giocato tranquilla, lui, lei, alla fine ho vinto. Vabbè, scusa, ma sei un po' sclerata, Così a caso, così a caso, solo perché ho vinto, allora sei un po' sclerato. Non è che ti fomenti quando giochi, ti entri nel personaggio. Vabbè, scusa, vinci, ci sta che dici.
Secondo me ha vinto, gli ha fatto: hai visto che ti ho stracciato, bambino? No, bambino o bambina che sei, hai visto che hai perso? Come Aldo Giovanni e Giacomo, hai visto? Ma vai, ma vieni, chi sono, Pistole! Vabbè. Sono trattenuto a dire parolacce in live. Comunque sì, insomma, ti piace questo hobby che hai del cosplay? Ma la domanda vera è: parteciperai alle tappe per far parte della squadra e andare a giocare il torneo nazionale a squadre o chissà? Qua bisogna vedere se divento abbastanza brava. Ah, c'è già la skill che nasce nascosta. Potrebbe essere una nuova campionessa. Chissà, in effetti non abbiamo mai avuto una partite, poi allenarsi quando esce ne ha fatte buone. Può testare qualsiasi mazzo che tanto gli arriva. Diciamo che in un mese accumula più esperienza che fa una persona normale in un anno. Sì, probabilmente sì. Gioca a non stop. No, solo... ma infatti adesso io andrò di là, mi siedo e via, uno dopo l'altro. Certo che detta così, è proprio detta benissimo. Salutiamo il fidanzato che è da casa. Non ti preoccupare. Salutiamo il signor Pool. Pool si chiama? Deadpool. Deadpool. Ah, perché anche il tuo ragazzo è un cosplayer. Quindi ci trova. Anche lui. Ciao Deadpool. Salutalo tu, scusa. Non ti preoccupare, abbiamo un sacco di armi da combattimento. Se avvicinano troppo, li meniamo come dei tamburi. Va anche bene. Un po' di più. Grazie, Coco, di essere stata con noi. Piacere. È stato un piacere. Niente. Buona sfide. Devo già tornare. Ciao a tutti, amici. Qualcosa. Ci vediamo a brevissimo per il settimo round. Un saluto da tutti quanti dal Nazionale di Vanguard in Italia. Ciao, ragazzi. Poco. Ciao. Guess I should have run out after you. I should have cried. I do not feel like I've been torn apart, and I don't know why. We wrote a story where we knew the end, but you ripped it out. So now it's time for me to write my own as I learn what it's all about. Ti convoco alla sfida di Vanguard! Guard Fight Vanguard! Sfidami con il mazzo fendente del lupo d'argento e potenzialo con le buste di espansione Risveglio delle Lame Gemelle! Guard Fight Vanguard! Vittorie da collezionare! Adesso tocca a te! Akiba Stop, fermata obbligatoria per tutti gli appassionati di manga, anime e cultura giapponese. Akiba Stop! Akiba Stop! Fermata obbligatoria per tutti gli appassionati di fumetti, collezionismo, giochi di società e cultura giapponese. Akiba Stop, piazza Giacomo Matteotti 28, Alessandria. Seguiteci su Facebook, YouTube e www.akibastop.it. www.akibastop.it. Radio Vertigo One, la riconosci da come suona.
Io ti convoco alla sfida di Vanguard. Guard Fight Vanguard. Sfidami con il mazzo Eco del Drago Tuono e potenzialo con le buste di espansione Oltre i Limiti. Guard Fight Vanguard. Vittorie da collezionare. Adesso tocca a te.